Da questa schermata dovrebbe essere abbastanza semplice intuire che abbiamo a che fare con un monitor dotato del modulo Nvidia G-Sync. In particolare abbiamo tra le mani un Asus PG278Q della famiglia ROG, monitor che ovviamente conoscerete molto bene. Comunque ha un pannello LCD a matrice TN con risoluzione da 2560x1440 pixel, refresh massimo di 144 Hz e ovviamente modulo G-Sync integrato. Attraverso quest'altra modalità, che forse risulta piuttosto chiara nel video, disattivando la sincronizzazione verticale tra scheda video GeForce e il monitor, si creano una sorta di spezzettamenti, ovvero questo fenomeno viene chiamato tearing. Attivando invece la sincronia tra monitor e scheda video, con il V-Sync attivato, l'effetto tearing sparisce, però si genera stutter e si induce un certo lag tra un frame e l'altro. Con G-Sync invece attivo si va a compensare sia l'effetto tearing che stuttering e si riduce anche il tempo di lag tra un frame e l'altro. Questo effetto non risulta particolarmente chiaro con il pendolo. Comunque, analizzeremo meglio in dettaglio queste funzioni nel corso della recensione, che sarà presto disponibile sul sito extremehardware.com. Io mi fermo qui. Un saluto da Andrea.